Tipica giornata di scuola. Gente in giro per i corridoi. Come siete belle. Gente in bagno a fare chissà che. Buongiorno. Gente che prende il sole in terrazza. E strano ma vero, gente in classe. Fermi tutti. Ho detto in classe, ma non ho specificato cosa ci sta a fare. C'è chi si scaccola, chi si gira le canne, chi dorme, chi prova a farlo, ma non ci riesce. Ah già, c'è anche chi segue le lezioni, ma io non sono fra quelli. Faccio parte della gente che prova a dormire, ma non ci riesce. Ma è più in ritardo, soprattutto il primo giorno di scuola. Che due palle, anche il primo banco. Ma perché mi devo sorbire sta tizia che parla di cose a vanvera? A me non me ne può fregare di meno di Freud e dei suoi sogni del piffero. Manco sogni. Sa, andrò a farmi un giro. Scusi, prof, posso andare ai servizi? Forse. Dimmi prima di che cosa stavamo parlando. Di Freud e dei sogni, no? Bene, Rinaldi. E visto che hai saputo rispondermi in maniera così esauriente, vuol dire, immagino, che sei molto interessato all'argomento. Sì. Perciò torna al tuo posto. Stammi a sentire. Sì. Ma porca, questa qua per oggi c'ha proprio voglia di rompere. Bene ragazzi, sapete, Freud teorizzava che i sogni servissero a scoprire la parte del nostro inconscio, il nostro inconscio. Lui a questa parte dava il nome di essa. Chi di voi, può affermare di conoscere bene la parte più profonda di sé? Tu, Bocchio? E tu manca, o forse tu, Rinaldi? Mia, ma allora ce l'ha proprio con me oggi. Conoscere tutto di me. Certo, io conosco tutto. Ne sei sicuro? Chi sta? Chi è che ha parlato? Come chi? Io, Marco Rinaldi? Cosa? No, ok. Questo, ragazzi, è uno scherzo di pessimo gusto. No, che guarda che forse non hai capito. Io sono te e tu sei me. Non è difficile da capire. Credo che ci sarebbe arrivato persino un handicappato. Sono il tuo S, il tuo io interiore. Chiamami un po' come preferisci, ma non puoi dirmi di non sapere chi sei. Ma se io sto parlando con te adesso, sempre che sia vero quel che hai detto, ti sento soltanto io. Madonna, chissà cosa stanno dicendo i miei compagni, mi avranno preso per scemo che parlo da solo. Ma perché di uno così? Perché proprio di uno scemo simile a questo devo essere l'S? Ehi là! C'è nessuno in casa? Non hai ancora capito che tutto questo sta succedendo nella tua testa? Non sarà trascorsa nemmeno una frazione di secondo quando avremo finito di parlare. Sai che stai dicendo? Che cacchio di fumi te? Allora, la prendiamo? Qua fra i due non sono di sicuro io quello che fa le canne. Sei proprio bruciato. No, aspetta. Come fai a sapere? Non lo sa nessuno. Sì, nessuno. Se escludiamo la tua donna. Sì, così la posso definire. Il tuo pusher, la metà dei tuoi compagni e un buon 50% dei professori. Ma sei proprio tonto, eh? La vuoi capire che io sono te? So tutto di te, anche quanti buffoli hai sulla tua lapica destra. E tu dovresti essere me. Ti sei vista? Non ci assomigliamo neanche io e te, cioè, siamo due cose diverse. E questo non ti dice niente? No, perché? Dovrebbe? Certo, pezzo di cretino. Ma perché devo essere così idiota? Comunque, io rappresento ciò che tu non sei, ma che vorresti essere. La parte di te che non sai ancora di avere e che ancora non conosci. E detto sinceramente, se continui così, non conoscerai mai. Perché? Come sono io adesso? Beh, dimmelo tu, visto che mi fai tanto figo che sei tu. Dai, su. Ok, parla. Ma per farlo dovremmo ricordare un po' di cose. So quello che è successo nella mia vita. Perché dovremmo ricordare? Cosa mi rappresenta? Perché? Cosa? Fammi finire di parlare. Guardati, sei rosso, ignorante, maleducato. Ti atteggi come quello figo diverso dagli altri, ma alla fine tu non sei tanto diverso da loro. Ah, tu invece no, No, io, a differenza tua, ho preso dei miei errori e mi sono dato da fare. Ho fatto quello che tu non hai mai avuto il tempo ti ammetto di voler fare. Codardo e vile. E con questo ero stanco di dovermi sbattere per ottenere poco e niente. Certo, ottimo motivo per rinunciare in partenza. Guarda me,
Ora, se solo avessi il tuo coraggio di ammettere la verità, sarei soltanto uguale a me. Aspetta, vuoi dire che io posso ancora diventare come te, forse? Ma hai detto il contrario. Come? Com'è possibile? Io posso ancora cambiare, ma... Come? Non lo so, spiegami, come posso diventare ciò che io dovrei essere? Semplice, vivi così come tu vuoi vivere. Vivi così come tu vuoi vivere? Alla buon'ora, finalmente posso intervenire. Chi è stato? Chi è che ha parlato adesso? Ma perché devi sempre fare queste domande inutili? Dammi il tempo! Va bene, dimmi soltanto chi sei. Sono stanco di parlare con quello che dici di essere me stesso. Se anche ti dicessi il mio nome, tu non saresti neanche in grado di ascoltarmi. Sono colui che più di tutti ha osato e maggiormente è stato punito per il suo tradimento. Non so più bene neanche io quanti nomi le tue umane genti abbiano dato a me, signore e padrone incontrastato degli inferi. Per alcuni sono Lucifero, altri mi chiamano il diavolo e per altri posso essere Satana. Tu chiamami pure come preferisci. Oh buon Dio, ci mancava solo l'esatto che credi essere Satana. Ma ti sei rimbambito del tutto anche tu? Silenzio! Piccola, fragile, sciocca creatura. Tu non sei niente se paragonato a me. E pensare che io stesso ho scelto te per mandare avanti un processo di miglioramento del genere umano. Cosa? Ma cosa stai dicendo? Coraggio, alza il tuo volto e guarda negli occhi. Tu, e tu dovresti essere Satana. Dai, per favore, torna a sedere. Sì. Sciocco! Non capisci proprio? Tu mi vedi con queste parvenze, perché è così che vuoi vedermi. Io sono colui che in sé racchiude tutto il male del mondo. Io possiedo ogni virtù, ogni difetto umano. Io sono il padrone degli inferi. Ah, fammi capire, vorresti dire che io vedo Gigi come Satana? Diamolo lì. Mi vedi così, perché è così che vorresti vedermi. Perché lui è spontaneo, è naturale, mentre tu sei solo un perdente. Ma basta anche tu adesso, basta, ci mettete proprio tutti, prima quello, adesso tu, no. Non ti sei accorto che io ero presente fino all'inizio di questa situazione? Tu sei un grandissimo pezzettino di... Ricordati con chi stai parlando. Avrei una grandissima voglia di spaccare la faccia. Sì? Se tutta opera tua, mi spieghi come pretendi che tutto questo possa migliorarmi? Semplice. Se tu non avessi provato tutto questo dolore per ragionarlo, non avresti mai pronunciato la frase vivi così come tu vuoi vivere. Ma non me lo potevi dire subito? Eravamo tutti più contenti tutti e due e alla fine mi dovevi avere dei problemi io. Risparmi la tua rabbia per dopo. Cosa pensi che tutto questo sia gratis? Che io lavori gratis? Perché scusa, tu pretendi anche che io ti paghi per una cosa che io non ho richiesto e francamente non vorrei neanche tenermi? Non ti preoccupare, starei bene anche così. Ormai questa condizione l'hai accettata e ne porterai dietro le conseguenze. Il prezzo in fondo è semplice. Basterà che un giorno giocherai con la gente. Così come ora io ho giocato con te. Ma perché diavolo dovrei farlo? Rinaldi! Rinaldi! Ehi ragazzo, ti senti bene? Sì, ciao, posso. Sto benissimo. Prof, cos'è che voleva sapere prima se sappiamo tutto di noi? Certo, prof, io so tutto di me. Sarà come dici tu, ma ci credo poco. Sappiamo.